Allora, io le volevo chiedere questo, Presidente Conte. Lei sta parlando dice in questo periodo sono arrivati un sacco di ultimatum, però ciascuno di noi nei propri appunti, nella propria memoria, sa, si ricorda che le era stato chiesto fin da luglio di fare mente locale su questo recovery plan. Quindi perché siamo arrivati a questo punto con questo ritardo? Le chiedo se la sua squadra di governo è ancora la più bella del mondo, come lei ha detto, e infine perché il Parlamento, scusi se cambio tema, non ha ancora ricevuto un cronoprogramma preciso sulla vaccinazione in questo Paese. Grazie. Per quanto riguarda il tempo, guardi, nel mese di agosto faremo un torto sia a tutti i ministri che compongono il CIAE, perché quello è l'organismo, entro nel cui ambito abbiamo lavorato per preparare questo documento e per selezionare tutti i progetti. Sia faremo un torto al Ministro per gli Affari Europei, a Amendola, che ha coordinato i lavori del CIAE, e a tutti i ministri che hanno lavorato e a tutte le amministrazioni periferiche, a sindaci. Però scusi se mi fa finire, poi se vuole replicare la lascio Ci sono i replicare. progetti, Presidente, non sono ancora disponibili i progetti. Allora, guardi, i progetti siamo partiti a oltre 600 progetti. Ci sono delle persone, rispettiamo chi sta lavorando, ha lavorato agosto, non sono mai andati in vacanza, che noi dobbiamo declinare esattamente un cronoprogramma. Quindi assolutamente si è lavorato notte e giorno, anche ad agosto, le assicuro anche ad agosto. Abbiamo fatto varie riunioni anche ad agosto. Adesso è il momento, quello che in questo Allora momento perché parla? ho No, un oggetto. attimo, Presidente, mi scusi, intervengo io perché sono un fanatico dell'articolo 3 della Costituzione. È uguale per tutti. Non ci sono repliche. Presidente, mi scusi, intervengo io perché sono un fanatico dell'articolo 3 della Costituzione. È uguale per tutti. Non ci sono repliche. Anzi, prego la portavoce Elide Giordani di fare in modo che chi fa la domanda, dopo aver fatto la domanda, vada al suo posto. E chi deve successivamente intervenire si prepara sul palchetto. Mi scusi Presidente, ma spettava, come dire, a me come in qualche modo moderatore Prego. ristabilire delle regole uguali per tutte. Ti chiedo scusa Claudia. Ti ringrazio per avermi ringraziato, ma non può essere.